Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Coronavirus. Il bollettino del 21 ottobre segnala in Italia 36.116 nuovi casi e 91 decessi. Nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale sono stati processati 213.088 test con un tasso di positività del 16,9%. Sul fronte dell'occupazione ospedaliera si registra un calo delle terapie intensive, in cui al momento si trovano 234 persone. Riprende ad aumentare invece il numero dei degenti in area non critica, che ammontano a 7.070. In Puglia sono stati segnalati 1.352 nuovi casi e 3 decessi. Nella giornata di ieri processati 9.551 test con un'incidenza del 14,1%. A Taranto e provincia registrate 169 positività. Al momento nella regione sono 14.869 le persone positive al Covid, di cui 152 ricoverate in area non critica e 6 in terapia intensiva. In un anno complessivamente i pugliesi potrebbero risparmiare 314 milioni di euro sulle bollette del gas. È un effetto della legge approvata in questi giorni dal Consiglio regionale. Questa legge prevede che sul valore complessivo commerciale del gas che transita in Puglia venga calcolato un 3%, che equivarrà allo sconto in bolletta che sarà ricevuto da tutti i pugliesi. Su chi dovrà farsi carico di questo 3% nella filiera lo decideranno le stesse società e aziende, in base ad accordi che verranno ratificati entro 30 giorni dalla Regione Puglia. Il presidente della Commissione Bilancio della Puglia, Fabiano Amati, ha dichiarato che da una proiezione si potrebbe trattare di 314 milioni di sconti su una spesa complessiva annua delle famiglie pugliesi pari a 870 milioni di euro. Le famiglie della Puglia sono infatti 1.500.000, con una spesa media per famiglia di 576 euro, calcolata in base a febbraio 2022. La legge prevede anche delle compensazioni per tutte le aziende che vorranno installare degli impianti di produzione di energia in Puglia, dal fotovoltaico all'eolico. In questo caso però le compensazioni territoriali saranno stabilite sulla base di singoli negoziati e accordi che dovrà fare la regione con i singoli proponenti. Presentata ufficialmente nella mattinata del 21 ottobre presso la sede della Camera di Commercio di Taranto, la rete dell'autotrasporto di Casartigiani Taranto. Si tratta del più grande soggetto di rappresentanza unitario delle imprese dell'autotrasporto della provincia ionica. L'obiettivo delle parti è quello di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e competitività sul mercato. Nasce, diciamo, la prima rete di autotrasportatori nella provincia di Taranto. È finalmente un soggetto giuridico unico che hanno firmato un contratto di collaborazione tra le varie aziende di autotrasporto. Questo soggetto rappresenta grossi consorzi, grosse imprese di autotrasporto. Abbiamo numeri importanti per difenderci da questo caro energia e collaborare insieme per avere maggior risultato con le committenze. Finalmente abbiamo costituito, iniziamo a partire con questa grossa iniziativa e tendiamo a cercare di risollevare quello che il settore dell'autotrasporto ha vissuto in tutti questi anni. Oggi è una svolta epocale per l'autotrasporto a Taranto. Non è mai accaduto negli ultimi 40 anni che tante imprese di diversi settori e diverse categorie dell'autotrasporto si mettessero insieme per affrontare quelle che sono le problematiche e le necessità del territorio. Andare insieme significa poter offrire servizi a 360 gradi, poter discutere unitariamente con un'unica voce verso la committenza, questo per poter difendere i nostri interessi, dei nostri dipendenti, migliorare le condizioni di lavoro, migliorare quindi la ricaduta sul territorio. Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 20 settembre un pubblico incontro informativo con e per i pazienti e i cittadini, organizzato in occasione della giornata mondiale dell'osteoporosi dalla sede provinciale di Taranto dell'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare, un modo per focalizzare l'attenzione generale dell'opinione pubblica e delle istituzioni su questa patologia poco conosciuta e sottovalutata.
Quest'anno abbiamo pensato appunto a un momento informativo per i pazienti, sia soci nostri che tutta la cittadinanza che vuole partecipare. Avremo due medici specialisti, un reumatologo e un fisiatra. Nell'occasione presenteremo anche la garante per i diritti delle persone con disabilità di fresca nomina, e vogliamo comunque con questa attività non soltanto informare sulla patologia, in quanto i medici, quando la diagnosticano, non hanno tempo per spiegare al paziente insomma di cosa si tratta. Vogliamo comunque anche mettere in evidenza la possibilità di nuovi farmaci, la possibilità insomma che non è soltanto una patologia al femminile ma anche una patologia al maschile. L'importanza di conoscere questa malattia è proprio perché la malattia non si manifesta, perché è una malattia che altera lo scheletro e decorre per lunghi periodi senza nessun sintomo. Dopo aver alterato lo scheletro nel corso della vita, crea la predisposizione alle fratture e a quel punto la malattia può creare delle invalidità anche gravi e aumenta l'incidenza della mortalità. Basilare è creare cultura, cultura della prevenzione sia nella popolazione e anche in coloro i quali sono gli operatori della sanità, per evitare problematiche più gravi e fare prevenzione su malattie che possono insorgere successivamente. Le terapie sono molte, complesse, che necessitano di una valutazione specialistica, ma che hanno un fondamentale riscontro poi da un punto di vista clinico. È stata presentata nel pomeriggio del 20 ottobre presso il foyer dell'Auditorium Tatà di Taranto la stagione 2022-2023 del CREST, comprendente i cartelloni di favole e tamburi, rassegna di pomeridiane domenicali di Teatro Ragazzi e di periferie non solo, una rassegna del sabato sera di teatro e cinema, oltre ad una variegata offerta di teatro per le scuole, di attività di animazione e formazione e molto altro ancora. Intervenuti alla presentazione Grazia Di Bari, consigliera della Regione Puglia con delega alla cultura, e l'assessore alla cultura del comune di Taranto, Fabiano Marti. CREST porterà avanti nei prossimi mesi, ma soprattutto nell'ultimo trimestre di questo 2022, e quindi avrà inizio il 6 novembre la nostra rassegna Favole e Tamburi, le domenicali in pomeridiana per le famiglie e i ragazzi, e così come avrà inizio una prima fase di periferie. Anche quest'anno questa prima fase sarà caratterizzata dalla collaborazione con Vicoli Corti, e quindi periferie e non solo. Teatri Abitati è una bellissima iniziativa che ha avuto la Regione Puglia sin da 2008 e ha dato la possibilità appunto di andare ad abitare quei luoghi che erano completamente lasciati abbandonati e non avevano nessuna possibilità di essere fruiti dalle comunità. Grazie alle compagnie che hanno preso questa iniziativa e hanno iniziato a lavorare all'interno di questi luoghi, adesso questi luoghi sono frequentati non soltanto da chi viene da fuori, ma soprattutto dalle città e dai cittadini. Il CREST è un'istituzione del teatro a Taranto, un'istituzione del mondo dei ragazzi, delle periferie. Insomma, tante volte abbiamo discusso con Clara, con Giovanni, con Sandra dell'importanza che loro ricoprono, proprio andando a coprire un settore per noi così importante come quello sia delle periferie, quindi al mondo di coloro che magari sono un po' meno abituati a volte alle attività teatrali, e soprattutto quello dei ragazzi, dei più giovani. Dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Vero Volley Monza e cercare i primi punti lontano dallo Ionio. La Gioiella Prisma Taranto sarà impegnata domani sera alle ore 18 in diretta su Rai Sport nell'anticipo contro la WTU Verona. La squadra allenata da coach Dipinto, sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo del Palamazzola, tetterà il grande colpo anche in terra scaligera. Non sarà semplice strappare punti importanti alla compagine allenata dall'esperto Stoichev, ma i rossoblù proveranno a ripetere la prestazione di domenica scorsa, come affermato dal centrale Jacopo Larizza nell'intervista rilasciata a Cosmopolis Media. Sarà una partita davvero tosta, perché loro quest'anno sono veramente una squadra forte, hanno investito molto e hanno preso giocatori davvero forti, e
E come abbiamo già visto in queste prime giornate, hanno vinto 3-2 con Piacenza e 3-2 con Trento, quindi sicuramente è una squadra che se la può giocare con tutti e anche ambizioni diverse alle nostre, perché il loro primo obiettivo è entrare playoff, mentre il nostro è la salvezza. Nonostante ciò, andremo a Verona con la massima voglia di combattere su ogni palla, tutti insieme, sacrificandoci, aiutandoci l'uno con l'altro per raggiungere il miglior risultato possibile, che attualmente non so dirti quale possa essere, però cioè, faremo di tutto per conquistare punti. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.